Buonasera a tutti e benvenuti in questa prima live. Ringrazio i miei ospiti Fabrizio e Daniel per questo debutto, perché come avete potuto notare dal link non ci troviamo sul mio canale Crypto Italia Support, bensì diamo il benvenuto al mondo al nuovo canale Daoversal People. Perché Daoversal People? Perché Daoversal People nasce da una promessa fatta a Iona, dove il sottoscritto dedicherà quasi la totalità del suo tempo a Daoversal, ma non alla community solo italiana, ma alla community mondiale. Quindi ringrazio anche Dorian, che sono certo che ci sta guardando questa sera in live. Hi Dorian. E diamo il via a questa nuova avventura dedicata solamente a Daoversal, dove seguirà al termine di questa live anche il link del canale dedicato. Come avete potuto vedere sin dalla sigla, sto ancora un po' lavorando con i loghi, e adesso ne ho creato un altro qui che vedete in sovraimpressione, proprio chiamato Daoversal People, con le persone. E l'obiettivo di questo canale è sostanzialmente portare quelle informazioni a 360 gradi inerenti da Daoversal, quindi dei tutorial, piuttosto che dalle informazioni, dalle news, portarvi degli ospiti, come ho sempre fatto anche sul mio canale, ma tutto con un unico focus, che è appunto Daoversal. Quindi Daniel, Fabrizio, non vi avevo detto nulla, lo state scoprendo anche voi adesso, e benvenuti sul nuovo canale dedicato a Daoversal. Ciao Mauri, ciao Fabri. Ebbene, ciao Mauri. Ciao Daniel. E buonasera a tutti. Cosa ne pensate di questa mossa? Beh, io penso che è una mossa veramente importante, perché dedicare il pieno delle forze ad un progetto come Daoversal, che lo merita senza dubbio, è veramente una scelta importante fatta da te, no? Dalla tua persona. E questo veramente dà un apporto importante, è veramente un segnale molto molto interessante al ruolo che comunque ricopri da youtuber, da utente, da Daoversal, e per tutti gli utenti è veramente un segnale importante, quindi sono molto contento, stupito e contento. Bene, non vi dimenticate di cliccare iscriviti al canale, attivare la campanellina, perché poi saranno create delle playlist per ogni singolo continente, per ogni singola nazionalità, quindi tutorial in inglese, in italiano, in tedesco, in spagnolo, con degli ospiti, quindi tutti i nodi che ci saranno a livello mondiale, cercheremo di portarli ospiti sul canale, troverete le slide, troverete gli shorts, qualsiasi cosa. Non è un canale di multipiattaforma, come qualcuno tra l'altro ha anche osato in maniera aperta accusarmi, dove appunto viene detto che io porto tutte le piattaforme nel mondo, porto due, vabbè, però non è quello il problema, purtroppo lo sappiamo che l'ignoranza dilaga soprattutto l'invidia, e quindi anche un po' per zittire, no? queste bocche, mi viene da dire, era opportuno fare la mia mossa, che non sarà ovviamente solo l'unica. E quindi direi appunto di partire. Ora che vi siete iscritti al canale e che avete preso confidenza, voglio parlare con Fabrizio proprio un po' facendo un recap di quello che abbiamo scoperto sabato, oltre a questo accordo che ormai l'abbiamo già, bam, pronti via, iniziamo la live e lo abbiamo già detto. Ecco Fabri, cosa è successo sabato? Allora, intanto, prima di parlare di sabato, vorrei soltanto spendere una parola per te, perché secondo me questo gesto che hai fatto, costruire un canale, dare un tempo così importante a Daoversal, chi ne guadagna di più è Daoversal, perché la tua comunque professionalità, la tua community, comunque la tua rappresentanza a livello d'Italia, secondo me una presa di posizione e un'azione del genere, credo che sia veramente un valore aggiunto per la community, per Daoversal stesso. Quindi intanto grazie per questa tua posizione, per questo tuo fare, e questo rafforza quello che sono poi le mie considerazioni, persona che vuole fare al di là di tutto
quello che si sente in giro, di tutto quello che si può dire, sono i fatti. Guarda, mi hai dato un piccolo spunto proprio anche per parlare di quello che è successo durante la settimana, perché nonostante abbiamo avuto il Crypto Expo a Milano in via Mecenate 88, quindi c'era Iona, ha presentato il progetto davanti a centinaia e centinaia di persone, qualche giornalaio arriva sempre il giorno dopo, non arriva mai il giorno stesso o il giorno prima, pur sapendo quella che era la scaletta di tutti i progetti che venivano presentati al Crypto Expo, ma ecco che arrivano al giorno dopo ed arrivano sempre in maniera subdola, viscida, come loro solito fare. Quindi entrano sui canali, iniziano a rompere le scatole, ma senza nemmeno metterci la faccia, nascondendosi dietro pseudonimi di truffatori. Quindi, moiarti della situazione che tanto mi ama, piuttosto che tutte le altre persone che ho visto che poi girano anche sui vostri canali, che hanno l'unico obiettivo di essere mandati a quel paese, perché così nel momento in cui c'è il problema fanno l'articolo che non sa di nulla, insignificante, e poi hanno sempre ragione. Quindi questa è anche una risposta a loro. Erano lì dal vivo, reali, quindi senza nascondersi con maschere, piuttosto che altro, e nessuno si è visto. Certamente, no, Crypto, questo evento sicuramente, che comunque è un evento specifico del settore, però da Versa sicuramente ha avuto un momento è stato messo in primo piano, diciamo, si è preso proprio, diciamo, la maggior parte, secondo me, del palco, sia come stand, con la presenza, diciamo, continuativa e costante del CEO, di Joan. E tra l'altro ben visibile a tutti, insomma, da Oversa è stato uno sponsor, uno dei principali sponsor dell'evento, e quindi voglio dire, c'è un impatto mediatico, non solo mediatico, c'è un impegno economico, c'è un impegno di voler comunque uscire, no? Ed entrare direttamente per quello, magari in Italia, esporsi in un modo plateale così. Importante, fa sottintendere sicuramente che questa azienda vuole fare le cose seriamente, vuole fare le cose per bene, utilizzare i canali di informazione ufficiali, quale ad esempio questo evento. Tra l'altro, abbiamo assistito a una presentazione, secondo me, molto interessante di Daoversa fatta da Giona, che si è seguita altre. Sono state anche le altre aziende che hanno presentato, non solo italiane. L'evento sicuramente è stato molto specifico, è stato un bel evento dal punto di vista tecnico, secondo me, per chi è nel settore ha avuto, secondo me, tante informazioni. E da Versa, essere lì all'interno comunque di una platea preparata tecnicamente, gente che sa, che conosce questo mondo e si conoscono in un certo senso, essere comunque, diciamo, la protagonista, questo sicuramente fa sì che ne giovi Daoversa in primis, ma mettersi in questa esposizione sicuramente sottintende tanta roba. E devo dire, io ho vissuto tutto sabato una giornata sicuramente emotivamente importante, perché poi avere il CEO che comunque ha a disposizione delle persone, è sempre un amministratore di un'azienda, no? Normalmente siamo abituati che gli amministratori delle aziende sono persone lascive, sono schie, insomma, sono protette, no? È difficile che tu parli col presidente della Fiat, faccio per dire. Ma qui siamo nelle stesse condizioni, cioè il rapporto è lo stesso, attraverso comunque una grossa azienda, c'è tanta roba dietro, eppure il CEO era lì, pronto a rispondere a domande e parlare fondamentalmente con tutti. Credo che sia stato un evento importante per Daoversa, che dimostra evidentemente di voler fare le cose su un lungo termine, perché questi sono investimenti importanti e decisamente seri. Tra l'altro, farsi conoscere proprio fisicamente, cioè sul territorio. Qui stiamo andando sul territorio, quindi sono finite le maschere, sono finite questi distanziamenti, ma addirittura qui andiamo su un live, andiamo su un reale, un concreto, che
sono le persone, che è l'azienda fatta persona che va incontro a quello che è la propria comunità. E credo che sia veramente un passo importante. Ecco, proprio perché l'occasione di sabato, che è stata una giornata davvero molto intensa, no? Che ci ha visto tenuti impegnati davvero tutto il giorno, e oltre ad avermi dato l'opportunità di conoscervi dal vivo voi in primis, no? Che siete spettacolari, come se foste miei fratelli da una vita, no? Ci siamo visti là, ci siamo abbracciati proprio della serie, Vero, ora ci eh? conosciamo. Infatti, la cosa interessante è che quando ci siamo incontrati, scusami se ti Sì. interrompo, Mauri, è proprio stata questa sensazione personale di come se ci conoscessimo chissà da quanto tempo, no? Degli amici che esistevano già prima di conoscersi. Questo è un ritrovarsi. Io credo che questo significa che già era in un mondo questa conoscenza, ci si ritrova tra persone. Io credo che ci si trova tra persone per bene, volenterose che vogliono fare, ci si riconosce. Questa è stata una bellissima sensazione, sono molto contento, No, infatti. e a volte quando mi domandano, ma per tutto quello che hai subito nel passato, non ti è venuta voglia di chiudere il canale, perché non l'hai fatto? Ed è proprio questa la risposta, no? Proprio perché quando poi incontro voi, ho conosciuto voi, ho conosciuto Iona, delle persone che mi hanno riconosciuto e che mi hanno fermato, cioè mi dà comunque la forza di continuare, di andare avanti, in questo caso di credere nel progetto, pur scusandomi da un certo punto di vista se anche all'inizio sono stato molto diffidente, ok? Perché sento addosso comunque la responsabilità di persone che con altri sponsor casomai hanno perso dei capitali e voglio dare loro quelle informazioni reali che ad oggi, grazie al cielo e grazie anche a voi che siete, diciamo, i nodi all'interno di Doversal, quelle informazioni che tutte quelle persone cercano, hanno sempre cercato nel passato. Però io questa sera davvero vi invito a prendere carta e penna perché voglio farvi capire un aspetto fondamentale. E dobbiamo smetterla di associare Hyperverse a Doversal ogni qualvolta che si parla di Doversal. Perché Doversal è un progetto a sé. Ci sta dando la possibilità ed è l'unica azienda, in questo caso, che ha avuto il modo di strutturare un recovery plan con gli account provenienti da Doversal, che non esistono altre aziende che hanno quel database di account e che vi promettono di fare un recovery plan. Sono delle strategie di marketing di cui ve ne ho già parlato in passato. Mentre l'azienda Doversal, dove tra l'altro ad oggi ci sono anche proprio dei problemi di collegamento sugli account, ha preso carico, si è preso carico di questo forte debito che ha nei confronti di tutta la community ex di Hyperverse e con una strategia mirata e oculata sta offrendo un piano di rientro, che è appunto il famoso TFA che tutti quanti abbiamo aspettato per tantissimo tempo, che all'inizio, vi ripeto, io stesso ho visto con diffidenza fin quanto non è stato rilasciato il TFA e che ad oggi sapete che cosa mi fa riflettere? Soprattutto che paradossalmente un po' taglia le gambe verso coloro che vogliono entrare all'interno di Doversal, perché non avete il pending giusto per attivare il pack del TFA? Perché stare fermi? Perché paradossalmente noi acquistando le land senza il TFA, senza i pending, senza nulla, noi su Doversal iniziamo a ricevere le ricompense delle land sbloccate sin da subito. Non dobbiamo aspettare una ricarica di una batteria al 30%. No, subito ci si viene sbloccata la possibilità di prelevare in maniera rapida e istantanea attraverso una procedura dove vi ripeto, poi ci sono già vari tutorial su YouTube, ma vi farò anche uno l'ho già fatto di tutorial. Comunque seguiranno tutte quelle informazioni dove step by step tutti i proventi delle land in base alle percentuali di rilascio che adesso con Dani e aiuto e Fabrizio
Fabrizio, vi spiegheremo perché faremo un recap generale. Voi potete sin da subito prelevarvi. Allora, siamo in attesa dei pacchetti TFA minori? Va bene. Voci dicono che usciranno a inizio anno, ma seppure non fosse inizio anno, fosse febbraio-marzo, perché perdere tempo e non accedere a quello che è un ecosistema di servizi? Perché poi anche questo è giusto dirlo, Fabri e Dani, non è solo lo staking delle land. Doversal è un social fai, ha un'altra tipologia di business. Ha un altro obiettivo, vi abbiamo parlato di MySpace, dove si potranno accedere e fare contenuti direttamente da MySpace. Quindi le land ci permettono di avere quella passività che ci genera un guadagno, in quanto il valore inserito in staking all'interno della land si completa quando ci viene rilasciato il per 3. E quindi questo nessuno ce lo dice. Nessuno ci dice che ogni land poi ha un termine. Finisce. L'acquisto oggi finisce al per 3. Motivo per il quale, a sostenibilità del progetto, se non inserisco altri capitali all'interno della piattaforma per riacquistare le land, non c'è il rebuy, si riacquistano le land, ed ecco che riparte nuovamente il nostro ciclo. Quindi siamo costretti, che siamo appena entrati, che siamo epic, che siamo super master. Noi dobbiamo inserire liquidità all'interno del progetto, all'interno delle land, per poter ricevere quelle ricompense. Ed ecco che qui parte poi tutto il meccanismo di recovery, di TFA a sostenibilità del progetto. Poi vi ricordo un'altra particolarità che molti non dicono, che la riscossione in ottica di percentuale, poi Daniel diamo tutti i numeri, non Sì. è sempre costante, ma scende nel tempo. I primi 10 giorni abbiamo una percentuale ben definita, dopo 10 giorni questa percentuale scende fino ad arrivare alla conclusione della lente. Quindi è molto molto semplice e vi invito a valutare, perché poi l'avete visto anche dal disclaimer, ve l'ho messo in maniera lenta, in modo per farvelo leggere, dovete decidere sempre voi, ma almeno, soprattutto sui canali, non state fermi, non perdete tempo, che siano 10 dollari o 100 dollari, non siete completamente fermi all'interno di Doversa, non vi perdete quantomeno tutte quelle che poi saranno le evoluzioni che arriveranno nel tempo, perché ad oggi siamo forse, correggetemi se sbaglio ragazzi, al 10% di quello che è il plan. Sì, io credo che siamo anche sotto il 10%. Fabri, tu che cosa pensi? Bene. Mauri, l'opportunità delle land, dello staking delle land, di ricevere ricompense, rappresenta proprio il prodotto più semplice, no? Rispetto a quelli che arriveranno. Arriverà, come detto, il GameFi e il MySpace, che ci permetterà, se vogliamo, anche con un visore VR di accedere in una sala nel metaverso, quindi di incontrarci, di avere un'interazione con altri utenti, quindi un'evoluzione di Zoom, se vogliamo, e tantissime altre opportunità che stanno per arrivare. Quindi lo staking della land è una cosa fantastica, ma veramente rappresenta una piccola percentuale del potenziale di Doversal e di tutto quello che potrà offrirci in futuro, in ottica futura. Come diceva Fabrizio prima, ha parlato di sostenibilità nel tempo, di un percorso magari per alcuni lento, graduale, però io, credimi, io preferisco un percorso lento, graduale, ovvio graduale che sia in salita, ovviamente. Però dà una certa sicurezza. Questo a me personalmente dà una certa sicurezza. Anche il fatto di avere accesso a un determinato quantitativo di land limitato. Quindi questo crea una scarsità molto interessante anche agli occhi dell'utente, ecco. Tra l'altro manca un giorno, possiamo dirlo, alla scadenza per quanto riguarda la possibilità di acquisti multipli.
Zombieland, quindi a partire dalle 2 Stone, dalle 8 Bronze e via, via, e via via, al netto del fatto che poi oggi è stato lanciato un sondaggio da parte Esatto. dell'azienda se questo periodo, casomai estenderlo un po' più avanti nel tempo, oppure cessa da domani, quindi siamo davvero all'ultimo giorno. Ma anche se fosse tolta completamente la possibilità di acquisto multiplo delle land, comunque, acquistando una land per ogni singolo, per ogni singola tipologia, ci dà innanzitutto la possibilità di inserire meno, no? Di esporsi meno, perché acquistando tutte le land abbiamo fatto dei calcoli, siamo all'incirca intorno ai 20.000 dollari, 18 giù di lì con gli HPT e va bene. Acquistandone una per ogni singola land, ovviamente molto 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 meno. E poi, tra l'altro, giusto per fare il recap generale, no, del progetto, noi dovete immaginare, anzi, me lo sono messo qua nello sfondo. Partiamo da una galassia, in questo caso abbiamo la galassia, la chiamiamo M1. All'interno della galassia M1 abbiamo il primo blocco di pianeti che sono andati tutti sold out. Ogni pianeta ha una sua specificità. E all'interno di ogni pianeta poi ci sono le land. Quindi questo che cosa sta a significare? Che se io sono un costruttore di community e voglio vendere le mie land, ho necessariamente bisogno di un pianeta. Se io non sono un costruttore di community, ma non sono nemmeno un utente passivo, il pianeta mi serve o no? No. Quello che mi occorre è avere le land, in modo tale da avere più land che mi generano una passività e lasciare ai costruttori di community le coordinate per i pianeti, in modo tale che possano distribuire alla propria community 1.000 land a pianeta. Ma non è finita qua, perché una volta che ho il pianeta, ho le land delle varie tipologie, cosa arriveranno? Arriveranno gli avatar, arriveranno le strutture da inserire sulle land e arriveranno tante altre novità. Quindi sarà un evolversi sempre di più, un generare vita all'interno del pianeta, sulle land, all'interno dell'ecosistema d'Oversa. Per farvi capire tutto ciò che da Oversa non è solo Hyper TFA, ma è tutto un ecosistema che ancora deve essere scritto. Giusto, ragazzi? E lo stiamo costruendo assieme, in maniera graduale, sì, lo stiamo costruendo assieme. Tutto parte dal consenso, ovviamente, qua bisogna dirlo, che più c'è consenso da parte nostra nell'abbracciare questo ecosistema di Doversal, più si velocizzano poi la realizzazione di tutto quello che è il game plan, no? E diciamo in questi giorni ogni mattina c'è una Zoom dove ci si viene spiegato quello che sarà il game plan all'interno del nostro metaverso, con accesso visore piuttosto che accesso in 2D, in base all'utilizzo, se utilizziamo il cellulare piuttosto che un visore 3D attraverso una struttura hardware. E qui poi vengono alla luce i vari ruoli, e qui qualcuno è stato bello fresco di nomina settimana scorsa, che può dirci il ruolo, che cosa c'è nel suo ruolo di advisor, giusto? Fabri. Ma guarda, il nome è Regional Advocate in Esatto. Dawenzer, che è un avvocato, se uno traduce letteralmente sarebbe un Ti avvocato, non è? faranno un avatar tutto smoking sul metaverso. Cioè l'avvocatura nel senso di rappresentanza è un ruolo che sicuramente ti dà una responsabilità in più, adesso al di là della nomina che chissà che, ma una responsabilità in più nella costruzione proprio di quello che è il mondo di Daversa, quindi nell'espandere la community in questo senso, quindi sia direttamente sicuramente in comunicazione col management e quant'altro. Quello che, e quindi è sicuramente
sicuramente una presa di posizione da parte dell'azienda nel voler costruire questa community nel modo, secondo me, più preciso ed efficace possibile. E quindi questi ruoli servono proprio per indirizzare, aiutare l'azienda nella comunicazione, specialmente poi nelle varie regioni, Italia, altri stati, per poter parlare, quindi sfruttare, tra virgolette, persone che parlano il linguaggio del popolo da dove risiedono, fondamentalmente, perché il più grande problema che c'è nel mondo è la comunicazione, quindi cinesi oppure hanno un modo diverso proprio di comunicare, quindi ci vuole un'interfaccia. La persa, comunque, proprio riprendere quello che stai dicendo tu, è proprio questo il ruolo, quindi, che ci andiamo a prestare, a mettere in funzione. La costruzione di una community, perché da persa il fatto adesso dei pianeti, delle galassie, è proprio la fase pionieristica, è la costruzione in base, sono le fondamenta, e quindi noi stiamo costruendo le fondamenta. Dopodiché tutto quello che verrà e quello che creerà la vera ricchezza di Daversa sarà nella fase 2. Quindi le land oggi ci pagano, ma nella dimensione di costruzione Daversa avrebbe potuto pure non pagarci queste rende, proprio perché l'importanza che si ha, quello che bisogna far comprendere, qui sta la diversità qua, che il possedere quelle rende è di per sé una ricchezza in quello che sarà il futuro prossimo di Daversa, ok? C'è una dimensione di esclusività, perché le terre sono comunque limitate, ma noi parliamo di una popolazione. Daversa, il progetto non è prendere 1.000, 2.000, 3.000 persone, noi parliamo di una community di milioni di persone, la prima community al mondo in blockchain, quindi molto ambizioso, ma step by step si può creare. Quindi il ruolo è proprio di creare una comunicazione e una penetrazione territoriale per far comprendere qual è il progetto di Daversa, cosa vuole creare. Daversa vuole creare comunicazione con i mezzi nuovi, vuole creare connessione tra le persone nel mondo, vuole creare relazioni tra le persone nel mondo, vuole dare la possibilità alle persone di poter implementare il proprio business nella blockchain attraverso il metaverso, vuole creare spazi e dimensioni comunicativi, di gioco, di socializzazione, di business. Tutto questo utilizzando una piattaforma che ci dà sicurezza, libertà ed economia, proprio perché stiamo usando la blockchain. È qui la scommessa del futuro, creare un ambiente nuovo, parallelo a quello che esiste oggi, ma che comunque tra 15 anni rappresenterà la normalità. Avere un avatar, stare su MySpace, il nostro MySpace, piuttosto che su Zoom, sarà normale tra 10 anni. Ok? Avendo oggi le land, già noi possiamo dire che avremo una ricchezza che adesso non riusciamo neanche a immaginare. Per far capire questo alle persone, quello che è il progetto, allora le avviciniamo dando comunque un minimo di ricompensa, quindi uno staking, una lenda che ti paga. A me piace dire una cosa, ti dà un per tre, è vero, però il per tre, se lo dai in un certo tempo, in 20 mesi, è una media dello 0,5 al giorno. Quindi tu sai che c'hai dei soldi che andrai a prendere in un 20 mesi. Bene, ma la cosa figa è che all'inizio è violentemente veloce questo ridare. Non è che dopo rallenta, no, no, è che all'inizio che è veloce assai, perché andiamo a una percentuale altissima. Quindi, piuttosto che prendere i soldi in un certo tempo tutti uguali, no, all'inizio noi ci andiamo a prendere la maggior parte di quello che abbiamo comprato, e quindi questa cosa è ancora più interessante, secondo me. Quindi il Esatto, ruolo che ho è semplicemente di aiutare tutti a creare comunità. tra l'altro io poi lo racconto sempre, no, sul mio canale, dove faccio un po' il paragone tra il mio account dove ho attivato il TFA e un account secondario creato per un'altra persona. Ora io ho inserito all'interno una cifra molto più elevata rispetto a quello che è il secondo account, dove ho inserito 450 dollari. Ok, quindi pochissimo. Ho acquistato due land, quindi ho una stone e una bronze, e con 450 dollari nel giro di un mese e mezzo, io ad oggi provo a farvelo vedere, posso prelevare 172 dollari in un mese e mezzo. Cioè, tantissimo.
senza aspettare TFA, senza aspettare batteria di ricarica, senza partecipare a nulla di ciò, ma semplicemente comprando una bronze ed una stone. Tra l'altro, ieri, oddio, stanotte verso le 2 mi scriveva Giancarlo, che saluto, e mi diceva: Mauri, io adesso acquisto un'altra stone. Ho detto: scusami, ma ce l'hai la stone? Acquistati una bronze con lo stesso importo, metti staking, il rilascio uguale. Ah no, ma corretto, ci ha avuto ragione, devo essere onesto, perché la stone ha un rilascio diverso rispetto alla bronze. Al che gli spiegavo: ok, ma non vederla come mera speculazione, ma guardala proprio in ottica di proprietà di land, dove tu hai, invece di avere delle proprietà uguali, hai una proprietà diversa che ti genera un consenso diverso. Vero, andresti a percepire uno 0,02 in meno, ma hai una ricchezza diversa. Assolutamente sì, ma poi anche è importantissimo avere tutte le tipologie di land perché poi a seconda della land ci sarà un'estrazione diversa e ogni land avrà una sua funzione. Quindi diceva Giona sul palco sabato, per esempio, l'industrial potrà. Aspetta, ho utilizzato un termine molto. Si potrà estrarre. Del petrolio, mi sembra Fabri, del petrolio che poi servirà per fare qualcos'altro. Quindi voi immaginate ogni tipologia di land, stone, bronze, iron, che generano un prodotto differente che poi dovrà essere, tutti noi avremo bisogno di questi elementi per poter generare un qualcosa. Quindi per forza di cosa dovremmo possedere questi elementi, queste land, altrimenti non avremo questi elementi, questi strumenti per generare un qualcosa di superiore è fantastico perché è un ecosistema. Ti rendi conto che è un ecosistema? Dani, mi hai fatto venire in mente un'altra cosa, che poi tra l'altro andiamo sempre a braccio, non mi faccio mai gli appunti, ma l'acquisto delle land per i costruttori di community è obbligatorio. Cioè, io costruttore di community, se vorrei percepire quelle che sono i generative rewards dalla rete, sono costretto ad acquistare tutte le land per avere tutte le profondità, il che significa comunque investire in primis una somma molto diversa rispetto a chi acquista una land e si vive puro staking come passività, no? Sì, poi è sempre legato comunque alla combinazione, possedere una tipologia di land è un determinato quantitativo di utenti attivi, però hai assolutamente ragione, per poter percepire delle profondità della struttura, ovviamente hai bisogno di possedere una determinata tipologia di land che comunque deve essere combinata con l'utente attivo. Questo è un po' anche la risposta di chi nel passato si è visto qualifiche arrivare dal basso, no? Faccio VIP 1, VIP 2, VIP 3, arrivo a VIP 5, ma sostanzialmente una volta che ho replicato il business sui primi diretti, il business si propaga da sé. Ma ad oggi non è così. Eh no. Assolutamente no. Bisogna essere attivi, entrare in piattaforma, acquistare le land. Non dimenticarsi di che avete 24 ore per il discorso del TFA, altrimenti perdete quelle rewards. Non che le prelevate fuori dal TFA, vengono perse. E anche questo è importantissimo. Possiamo utilizzare gli HPT, ve lo ricordo, in una modalità che ad oggi in Italia, permettetemi di dirvelo, io me ne vanto, perché oggi hanno capito che grazie all'invio degli HPT su MetaMask risparmiamo fee e possiamo aiutare la community. Perché se io ti do 10 HPT per farti acquistare una land, quindi tu invece di 100 la paghi 90, io quei 10 HPT che ti ho dato e che ti sono serviti perché al valore 1 a 1 col dollaro ti ho dato 10 dollari, mi ritornano sempre al recupero grazie alle generative rewards della rete. Quindi sto monetizzando anche un asset che al di fuori di DAO è nullo, è inutile. E sto Esatto. riuscendo a monetizzarlo pagando poche fee.
portandole fuori da Hyper Community, che abbiamo visto che in questo momento ha un problema, e poi vi dico, ok, e monetizzarlo grazie alle opportunità che ci vengono date da Traversa. Ed è fantastico. Ho pochi HPT? Va bene, li ho trasferiti già in Traversa. Va bene lo stesso. Acquisto delle land e utilizzo il 10% degli HPT. Ovviamente non vale per la stone, vale dalla bronze in su. Mano a mano, con il tempo e grazie alle ricompense che mi arrivano dello staking, che vi ripeto, non sto parlando del TFA, sto parlando di acquisto delle land in staking, anche gli HPT inseriti in piattaforma da Versal potranno essere monetizzati. Poi l'azienda ci darà degli strumenti diversi per usare gli HPT, va benissimo, ma perché adesso tenerli fermi quando posso utilizzarli al 10%? Ecco, quindi anche questa potrebbe essere un po' quella che voglio darvi per farvi capire che è possibile monetizzare anche quegli asset. Assolutamente. Poi diciamo che oggi Traversa veramente è meritorio, meritocratico, è un progetto di costruzione, quindi i costruttori, chi si impegna di più chiaramente ha l'opportunità di avere di più, andando a rispettare quello che è il lavoro di ognuno. Quindi è una dimensione assolutamente, secondo me, da sottolineare. Questo è un altro aspetto totalmente diverso da quello che era in Heidelberg. Le persone che dicono ancora che Traversa è un continuous, non conoscono la storia, probabilmente, quello sicuramente, ma tecnicamente sono talmente distanti e differenti che proprio neanche volendo uno ne riesce a dare un minimo di continuità. Si evince da sé che la piattaforma sono due mondi appunto diversi, voglio dire, a parte tutto. Poi sì, gli HPT diventano soldi, vai a monetizzare qualcosa che sembrerebbe perso, al di là del pendice, che ci faccio gli HPT? Hai detto proprio bene, no? Li monetizzi. Sì, ma infatti, ed è l'unico metodo per monetizzarli. Tra l'altro, nella live fatta con Iona sul mio canale, comunque, ragazzi, ha fatto capire che sì, gli HPT sono degli asset che vengono da Hyperverse, ma loro con Hyperverse ci hanno già dato il TFA, non hanno interesse a darci altro perché poi devono pagarlo. E per quale motivo loro devono pagare un qualcosa di non loro competenza, quando possono pagarci ugualmente di più utilizzando lo staking sulle land? Amori, soprattutto perché loro vogliono pagarlo, non perché devono, perché vogliono pagarlo. Sì, esatto, si sono presi comunque un impegno Esatto. con delle regole ben definite, sono quelle, ok? Hai i pending di Hyper, benissimo, li metti qua e te li puoi recuperare con le mie regole. Non con le regole che avevi prima. Rispetti le mie regole, prelevi il TFA. Non attivi il TFA, guadagni dallo staking subito. Istantaneo. Infatti Oppure. bisogna dire, Mauri, che Sì. il TFA, che è una, diciamo, una declinazione di quello che era il FRA molto diverso, che è stato appunto deciso dall'azienda, da Versal, qual è la cosa, secondo me, più rimarchevole? Che l'azienda da sempre, poi parlando con loro, sono andati a Dubai, Dania, questo lo può confermare, ha sempre voluto dare a tutti, e quindi a tutta la comunità di Hyperverse, la possibilità di poter rientrare. Loro da sempre hanno dichiarato che vogliono che siano tutti, passatemi il termine, contenti di Traversa, nel senso devono avere tutti la loro propria ricompensa, la loro soddisfazione. Vuole una comunità di gente che sia finalmente felice, che abbia incontrato un progetto che ha soddisfatto perlomeno, se non totalmente, ma sicuramente in gran parte, le proprie aspettative. Avere le persone che siano in questo senso attratte, gioiose, contente, insomma, di collaborare con la piattaforma, sicuramente è la loro prima condizione, cioè praticamente dare a tutti la possibilità, far sì che tutti abbiano modo di poter fruire di Traversal, perché no, gioirne. Questo è,
da sempre hanno dichiarato: vogliamo che la comunità sia contenta, tutti, dal più piccolo al più grande. Ovviamente non mancheranno contenuti per quanto riguarda anche il discorso, si va a Dubai, si va a visitare la loro sede, e andremo a fare le interviste, è già arrivato Jonah, il che è stato un grandissimo passo, ma non sarà l'unico, perché cercheremo davvero di portarvi sul canale tutto il corporativo, dall'A alla Z, tutto il direttivo, mi viene da dire, dall'A alla Z. Perché questo canale, e ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi, che vedo che ci sono più di 200 persone collegate, sarà il canale interamente dedicato ad Oversal nel mondo, non in Italia. In Italia ci sono già. Il problema è Perfetto. che se noi guardiamo sempre l'evoluzione, c'è l'uomo, ci sono i cyborg e poi ci sono gli androidi. E noi dobbiamo guardare sempre oltre, non ci dobbiamo fermare solo ai cyborg. Terminator 2, no? Ci ha insegnato, no? Che ci esistono sempre le evoluzioni. Quindi noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare oltre, dobbiamo dare informazione ad una community mondiale che, grazie a Dorian, ho capito che sono nelle nostre stesse condizioni. Ecco, raccontando di sabato, io ho intervistato Dorian, cioè ho intervistato, sono stato tutto il giorno con lui. E lui appunto mi spiegava come anche nelle altre parti del mondo Hyperverse ha davvero cambiato un po' la metodologia di approccio, no? Sulle piattaforme, dove finché è andato era tutto a posto, tutti contenti, e poi tutti si sono ritrovati nella mancanza di informazioni. Anche lui si sente un po' carico di queste persone. Poi loro sono molto diciamo, portati all'aiuto dell'uomo, non all'invidia verso l'uno verso l'altro. Loro davvero si abbracciano e si aiutano l'uno con gli altri. Non esistono colori di pelle, non esistono nazionalità, non c'è il bianco, non c'è il nero, non c'è l'occhio a mandorla. Davvero siamo tutti in un'unica entità. Per cercare di portare queste tipologie di piattaforme che ci permettono comunque di avere delle evoluzioni nel tempo. Poi, tra l'altro, ho conosciuto anche di persona Marco, che saluto, e soprattutto mi sono anche chiarito con Raffaele Vici che mi manda un abbraccio enorme. Ma vedi, Quindi. portato tante volte le incomprensioni, no? Perché non è la stessa cosa parlarsi in Zoom, parlarsi tramite WhatsApp o piuttosto che una chiamata, non è la stessa cosa. Poi il rapporto umano è quello che avvicina le persone, è quello che chiarisce tanti aspetti, è quello che tante volte fa è proprio causa dell'evoluzione di un qualcosa. E spesso e volentieri, la maggior parte delle volte, in maniera positiva. Bene, allora io direi che per questo video è tutto. Entro domenica, l'ho promesso a Luigi, vi lascio la presentazione di Daoversal su questo canale, fatta in stile Doodlemaker, quindi con una spiegazione dettagliata di tutte quelle che saranno le percentuali di staking provenienti dalle land, di quello che ad oggi è Daoversal. Seguirà il video poi, sempre in stile Doodlemaker, per quanto riguarda il discorso del TFA, la ricarica della batteria, le percentuali di rilascio e come si possono attivare anche pacchetti superiori utilizzando i pending. E prima di chiudere, un appunto: il login attraverso l'hyperclick, l'hyper one click. Allora, vi spiego brevemente. Il sito di Hyperverse è morto. Fine. Chiuso, dominio non rinnovato. E non esiste più il collegamento a quel tipo di database. Quindi, tutte le persone che erano entrate in Hyper, che hanno autorizzato l'accesso ad Hyper Community, ad oggi riescono ad entrare all'interno di Doversal. Come? Utilizzando l'username. Non dovete inserire nella pagina di login di Hyper Community la mail. Ma utilizzi perché quella va in conflitto con gli account di Hyperverse.
Quindi, se voi provenite da Hyperverse e avete autorizzato, chiedo scusa, l'ingresso in Hyper Community, dovete usare l'username. Con l'username non avete problemi. Per farlo, andate direttamente su Doversal, cliccate su Hyper One Click, vi si apre la schermata di Hyper Community, username e password e siete dentro. Mentre chi non ha eseguito questa tipologia di autorizzazione, vuoi perché all'inizio non ci credeva, vuoi perché adesso è un po' tentato di, al momento l'accesso è bloccato. Quindi non riuscite ad attivare quell'account, ma questo non significa che non potete entrare in Doversal. Vi iscrivete ex novo, così ne approfittate per cambiare anche lo sponsor, che male non vi fa. E una volta ripristinato l'accesso, prendiamo gli asset e li trasferiamo sull'account nuovo. Ma nel mentre, sin da subito, potete partecipare alla piattaforma di Doversa. Ok? Quindi spero che abbiate preso appunti. Daniele, Fabri, vi ringrazio per aver partecipato a questo debutto. Iscrivetevi anche voi al canale, attivate la campanellina, avvisate tutti perché questo è il canale di tutti. Tutti coloro che vogliono venire sul canale, fare stream, portare contenuti sono i benvenuti. Vi do anche le chiavi di streaming, non è un problema. Potete essere anche autonomi da questo punto di vista, perché abbiamo un unico canale, un'unica voce, reale e seria. Grazie a tutti, buonanotte. Mauri, Dimmi. io prima di 2 secondi prima di Sì. chiudere, io intanto voglio ringraziarti a te personalmente di darci ogni volta la possibilità di poterci esprimere sul tuo canale. Poi vorrei fare i miei personali, vorrei complimentarmi con Fabrizio perché è una persona che stimo veramente, veramente tantissimo, veramente tanto per la carica che ho ottenuto e credo che una persona migliore non poteva esserci in questa posizione. Quindi grazie Fabrizio comunque di esserci e ci sei sempre stato, per chi ti conosce lo sa che ci sei sempre stato. Non hai sbandierato nulla al vento, ma hai lavorato underground e quello che poi serviva. E quindi complimenti Fabrizio e grazie Mauri per queste opportunità. Grazie, Dani. Forza da Oversal People. Ciao ragazzi.